Harry Potter e la pietra filosofale non è solo il primo capitolo di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi, ma rappresenta anche un vero e proprio scrigno pieno di dettagli nascosti e curiosità sorprendenti che molti appassionati potrebbero non aver ancora scoperto. Questo film, che ha aperto le porte al magico mondo di Hogwarts, è ricco di elementi sottili e magie visive che meritano di essere esplorate più a fondo. Oggi ci immergeremo in alcuni dei dettagli meno noti che arricchiscono questa avventura cinematografica, rivelando aspetti e momenti magici che potrebbero essere sfuggiti anche ai fan più attenti, illuminando così nuove sfaccettature di questa storia amata da milioni di spettatori in tutto il mondo. Una delle prime introduzioni alle case di Hogwarts avviene quando Harry, poco dopo il suo arrivo, viene informato sulle caratteristiche di Serpaverde, inclusi il colore verde e il serpente come simbolo. Questi elementi sono sottilmente anticipati nella scena dello zoo, dove Harry nota un gruppo di bambini vestiti di verde uscire dalla casa dei rettili. Subito dopo, la camera si sposta su un serpente che viene maltrattato da Dudley. Questo dettaglio stabilisce una connessione tra il comportamento malvagio e la casa nota per la sua ambiguità morale. L'abbigliamento del trio è spesso utilizzato per riflettere le loro personalità distinte. Hermione, sempre impeccabile, porta una sciarpa perfettamente annodata, simbolo della sua precisione e attenzione ai dettagli. Ron, dall'altro lato, appare più trascurato e rilassato, spesso con la sciarpa non del tutto annodata, riflettendo la sua natura spensierata. Harry, che si trova a metà strada tra questi due estremi, indossa la sciarpa a metà, simboleggiando il suo equilibrio tra serietà e leggerezza. L'uso della CGI è un elemento fondamentale che arricchisce visivamente la narrazione, anche se non sempre con risultati impeccabili. Durante le scene del gioco di Quidditch, la CGI è particolarmente evidente, con momenti in cui la qualità lascia un po' a desiderare, specialmente nelle scene di acrobazie aeree come quella dei portieri. Anche il personaggio di Neville, nella sua scena iniziale in volo su una scopa, viene trasformato in un personaggio CGI piuttosto grossolano. Questi momenti di CGI meno riusciti sono rapidamente sostituiti da inquadrature più stabili, bilanciando così gli effetti visivi con momenti di maggiore realismo cinematografico. Una delle scene più significative per la caratterizzazione di Harry come cercatore si svolge durante la sua prima introduzione al Quidditch. Oliver Wood, il capitano della squadra di Grifondoro, spiega i vari ruoli e le regole del gioco a Harry. Durante questa spiegazione, Oliver libera il boccino d'oro, il cui comportamento errante e veloce è noto per mettere alla prova anche i migliori cercatori. Harry mostra un'abilità naturale eccezionale. I suoi occhi seguono immediatamente il piccolo oggetto dorato con una precisione che sorprende lo stesso Oliver, il quale si trova a guardare nella direzione sbagliata. La passione di Minerva per il Quidditch è un dettaglio fondamentale che emerge con discrezione nel film. Minerva, vedendo Harry riuscire a prendere la ricordella di Neville con agilità notevole, intuisce immediatamente il suo potenziale come cercatore nella squadra di Quidditch di Hogwarts. Questa scena stabilisce il talento innato di Harry per questo sport, ma rivela anche il passato di Minerva, come giocatrice di successo, come dimostrato da un trofeo esposto più avanti nel film, che la elogia come una delle migliori giocatrici. Il ruolo di Voldemort è stato diviso tra due attori, Richard Bremer e Ian Hart. Richard Bremer ha prestato il corpo per la figura del Signor Oscuro in una scena di flashback, mentre Ian Hart ha dato la voce e il volto attraverso l'uso di tecniche CGI. La curiosità sta nel fatto che nei titoli di coda, Bremer è accreditato come colui che non deve essere nominato. Un modo unico e intrigante di riferirsi a Voldemort che aggiunge un tocco di mistero e rispecchia la paura che il personaggio incute nel mondo magico. Lo specchio delle brame gioca un ruolo cruciale nel primo libro e film di Harry Potter, mostrando non il volto, ma ciò che il cuore desidera. Le parole incise sullo specchio, che sembrano un insieme casuale di lettere, nascondono in realtà un messaggio speculare che, letto al contrario, rivela: non mostro il tuo volto, ma ciò che il tuo cuore desidera. Questa rivelazione chiarisce la funzione dello specchio e approfondisce il tema della perdita e del desiderio. Hermione mostra ad Harry un trofeo vinto da suo padre, James Potter, evidenziando due interessanti easter egg. Accanto al nome di James si trova quello di M.G. McGonagall e la data 1971. Questo dettaglio ha fatto molto discutere i fan, poiché Minerva è stata a lungo insegnante a Hogwarts. La presenza di quel nome solleva interrogativi su un possibile legame familiare o altro tipo di collegamento con il famoso gioco del Quidditch. Inoltre, accanto a questo trofeo, si nota un riconoscimento per i servizi speciali a Hogwarts, precedentemente assegnato a Tom Riddle, il futuro Voldemort, sottolineando un oscuro presagio legato alla famiglia Potter. Uno degli adattamenti più noti dalla serie di libri ai film riguarda il colore degli occhi di Harry Potter.
Nei libri, gli occhi di Harry sono descritti come di un verde vivido, un tratto ereditato dalla madre e spesso citato come particolarmente significativo. Ma nel film gli occhi di Harry sono blu. Questa modifica è stata necessaria dopo che Daniel Radcliffe ha avuto una reazione allergica alle lenti a contatto verdi, che avrebbe dovuto indossare per rendere i suoi occhi verdi come descritto nei film. Di conseguenza, si è deciso di mantenere il colore naturale degli occhi dell'attore. La prima lezione di pozioni con il professore Severus Piton introduce subito un livello di complessità nel suo personaggio. Piton pone particolarmente enfasi sulle piante Asfodelo e Assenzio, il cui significato storico e botanico allude alla morte e all'assenza. Questo prefigura la complessa relazione tra Piton e Lily Potter, la madre di Harry, e rivela anche il suo persistente dolore per la sua perdita. La scena in cui Neville riceve la ricordella da sua nonna è carica di significato. Mentre il focus è sul suo tentativo di ricordare cosa ha dimenticato, la regia fa un lavoro eccellente nel mostrare il contrasto tra lui e gli altri studenti di Hogwarts. Mentre Neville, confuso e smarrito, tiene in mano la piccola sfera rossa che si illumina, gli altri studenti sono ritratti in lontananza, vestiti uniformemente con le loro lunghe toghe nere, simbolo della loro appartenenza e conformità alla cultura di Hogwarts, a differenza di Neville, che si distingue e si estranea. Durante la loro avventura per raggiungere la pietra filosofale, il trio incappa nel tranello del diavolo, una pianta che li avvolge rapidamente con i suoi tentacoli. Questa scena è stata realizzata con un ingegnoso trucco cinematografico. Gli attori sono stati avvolti dai viticci in scena, dopodiché i tecnici hanno rimosso le piante, riproducendo poi il filmato al contrario. Questo ha creato l'illusione che i viticci si avvolgessero attorno a loro spontaneamente. Un dettaglio affascinante ma spesso trascurato è il comportamento dell'insegna del Calderone Magico, un pub per maghi situato nel cuore di Londra. Quando Hagrid e Harry si avvicinano al pub per la prima volta, l'insegna appare oscurata e indecifrabile da lontano, una misura precauzionale per evitare che i Muggles notino la sua presenza. Man mano che i due si avvicinano, l'insegna inizia a rivelarsi chiaramente, indicando che solo coloro che possiedono qualità magiche possono realmente percepire e accedere al locale. La serie di Harry Potter fa largo uso di prefigurazione, un elemento narrativo che viene introdotto con la sottigliezza già dalla pietra filosofale. Un esempio lampante è la partita a scacchi dei maghi verso la fine del film. La scena finale, dove i personaggi giocano una partita a scacchi in dimensioni reali per raggiungere la pietra, è anticipata da momenti apparentemente innocui, come quando Ron insegna a Harry come muovere le pedine su una scacchiera normale all'inizio del film. La partita a scacchi vivente rappresenta uno degli ostacoli finali che i protagonisti devono superare per avvicinarsi alla pietra filosofale. Sebbene la partecipazione del professore Quirrell a questa sfida non venga mai mostrata direttamente, i detriti e il caos lasciati ai lati della scacchiera suggeriscono che anche lui abbia dovuto affrontare e superare questa prova. Questo dettaglio arricchisce il mistero attorno al personaggio di Quirrell, ma aggiunge anche un livello di complessità alla narrazione, mostrando che ogni sfida è stata personalizzata per chi deve affrontarla, riflettendo così la profonda connessione tra i personaggi e gli enigmi che devono risolvere. Le rigide leggi sul lavoro minorile hanno avuto un impatto significativo sulla produzione del film, poiché i protagonisti del film, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, erano tutti minorenni al momento delle riprese, erano soggetti a restrizioni precise. Per esempio, potevano lavorare un massimo di 9 ore al giorno, con l'obbligo di una pausa pranzo di un'ora e ulteriori 15 minuti di pausa ogni ora di lavoro. Queste restrizioni hanno influenzato la programmazione delle riprese, allungando i tempi di produzione e richiedendo una pianificazione molto più dettagliata per assicurare che tutto il materiale necessario fosse girato nel rispetto delle normative vigenti. La decisione di rinominare la pietra filosofale in The Sorcerer's Stone per il pubblico americano ha portato alla necessità di riprese aggiuntive per il film. Questa modifica è stata decisa per garantire che il titolo del film corrispondesse a quello del libro pubblicato negli Stati Uniti, dove si riteneva che il termine sorcerer, stregone, risuonasse più familiare con il pubblico americano rispetto a philosopher. Di conseguenza, tutte le scene in cui veniva menzionato il titolo del libro dovevano essere riscattate con attori che pronunciavano The Sorcerer's Stone, anziché The Philosopher's Stone, assicurando così coerenza con l'edizione americana del libro. Abbiamo così concluso il nostro approfondimento sui dettagli meno evidenti di Harry Potter e la pietra filosofale, dimostrando come anche nei momenti che ci sembrano più familiari si nascondano segreti e significati inaspettati. Queste chicche nascoste non solo arricchiscono la visione del film, ma rivelano anche la profondità e la cura con cui è stata costruita la saga di Harry Potter. Rivedere il film dopo aver scoperto questi dettagli sarà senza dubbio un'esperienza più completa, che spero vi porterà un maggiore apprezzamento di questa magica avventura. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Scrivete nei commenti se vi piacerebbe approfondire tutta la saga di Harry Potter. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo video.